E ora la parola a Zeva, che so che ci porta lungo un fiume, vero? Andiamo al Parco Nazionale d'Abruzzo, quello che piace Bellissimo. A te, Emanuele, uno dei tuoi luoghi. Veramente. Lì dove nasce il fiume Sangro, che dopo aver fatto un passaggio in Molise si tuffa poi nell'Adriatico. Con il suo corso disegna una valle meravigliosa tra bastioni di roccia, pareti a strapiombo, ricche di borghi e storia. Un bellissimo documentario di Eva Pietroni e Claudio Rufa. Il Sangro ci racconta la storia di un territorio il cui tempo non è misurabile in ore e minuti, ma in trasformazioni. Nasce nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, a 1441 metri, alle pendici del Monte Morrone del Diavolo, in provincia di L'Aquila. Si forma scorrendo tra le cime selvagge dell'Abruzzo meridionale. Sconfina per un breve tratto in Molise, per poi rientrare nel suo medio corso in provincia di Chieti, tra bastioni di roccia e pareti a strapiombo coperte di boschi. Un territorio che non gratifica con le parole, ma con il silenzio, con il sibilo del vento che fende i valichi innevati, con l'austerità dei piccoli paesi, con i fiori che si aprono in primavera e gli occhi di cervi che ti osservano a pochi passi, senza fuggire. Nel suo tratto basso, il Sangro scorre tranquillo, in un ampio greto ciottoloso. La foce si apre nel Mar Adriatico, tra Torino di Sangro e Fossa Cesia, sulla costa dei Trabocchi, le antiche macchine da pesca su palafitta. Pescasseroli, nel cuore dei Monti Marsicani, è la prima cittadina bagnata dal fiume, poco sotto le sorgenti. Fu in antichità una terra di passaggio dei Marsi, dei Peligni e delle tribù sannitiche. Nella loro lingua, Sangro voleva dire sangue rosso. Il Sangro alimentò mulini, accompagnò il viaggio di mercanti, pastori e pellegrini. Da Pescasseroli passava il regio tratturo, solcato per millenni dalle greggi che nelle diverse stagioni migravano tra le montagne dell'Abruzzo e il Tavoliere delle Puglie, fino alla prima metà del Novecento. Ormai da molto tempo nessuno coltivava più la terra a Pescasseroli. I prati in alta quota erano esclusivamente destinati ai foraggi per gli animali. Duilio è il primo ad aver ripreso a coltivare la terra. Ha 20 anni e ha rilevato un vecchio trattore. In autunno prepara i terreni per la successiva semina, in riva al fiume. La mia passione è una passione tramandata da mio padre. Questo era il suo sogno proibito, fare agricoltura qui a Pescasseroli. E adesso che sto realizzando il mio sogno e il suo sogno, è più di una soddisfazione personale. L'agricoltura che cerco di fare io è un'agricoltura senza uso di prodotti chimici. Essendo in una zona parco, essendo in una zona protetta che ha i suoi valori, usare prodotti chimici sarebbe molto dannoso per la biodiversità e per tutto l'ambiente che ci circonda. Io coltivo lenticchie, patate, ceci, farro, grano esclusivamente solina, che era quello che coltivavano i nostri nonni, che è un grano tipico dell'entroterra abruzzese che si adatta molto alle nostre zone, quindi zone dove è molto freddo. Essendo l'unico a fare questo tipo di lavoro, spero che qualche ragazzo prenda la mia stessa strada, anche perché in montagna le cose sono difficili e quando si è insieme si fanno tante cose. Se c'è o ci sarà qualcuno che prenderà la mia strada, è ben accetto. In un altro campo appena fuori Pescasseroli, Duilio ha seminato il grano. A novembre è già spuntato e ora spera in un inverno non troppo lungo e freddo.
questi sono i grani che io produco. Questo è un frumento duro chiamato Ruscia, una varietà antica, mentre questa qui è la Solina, un'altra varietà antica, frumento tenero. Dopo Opi, il Sangro incrocia la Val Fondillo, meta di escursionisti e luogo di alcuni miti. Secondo gli antichi, tutte le sorgenti erano abitate da divinità. Ci racconta il poeta Ovidio che presso una fonte Giove vide la bellissima ninfa Calisto, seguace della dea Diana. Se ne innamorò e, assunte le sembianze di Diana, la mise incinta. Quando Calisto partorì il bambino, Giunone, vedendone la straordinaria bellezza, capì che era stato generato da Giove, suo sposo. Furiosa per la gelosia, Giunone trasformò Calisto in un'orsa, che da allora fu temuta e scacciata da tutti gli uomini e dagli animali. Suo figlio Arturo, divenuto giovinetto, la incontrò e tese l'arco per ucciderla. Ma i loro sguardi si incontrarono affettuosamente. E sua madre orsa fu salva. Giove li trasformò allora nelle costellazioni dell'Orsa Maggiore e di Arturo, così che possono ancora guardarsi nel cielo. Gli animali qui condividono con l'uomo una vita dura, spesso in spazi aperti, sotto uno stesso cielo. Lavorano con l'uomo, per l'uomo, oppure vivono selvaggi. Fidati o sfuggenti che siano, hanno sentimenti leali. A Civitella Alfedena, la legna, trasportata a dorso di mulo giù dalle montagne, è stata accatastata e stipata nelle cantine o fuori dalle case per far fronte all'inverno. Tra l'Ottocento e il Novecento queste furono terre di poveri migranti. In tanti partirono oltreoceano sperando in una nuova vita. Oggi questi paesi si sono ripresi grazie ad uno sviluppo ecosostenibile promosso dal parco e al turismo. Villetta Barrea, incastonata tra i monti marsicani, è un paese che infonde serenità e luce. Ancora nel suo tratto alto, il Sangro giunge nei pressi di Barrea, dove, sbarrato da una diga costruita nel 1951, forma un lago artificiale. L'inverno ha inizio. A gennaio, Duilio veglia il suo grano ammantato di bianco. È un periodo di riposo e di attesa nei campi. A Barrea, la neve ricopre le arnie. Un lieve tepore invita poche api a volteggiare lente, appena fuori la loro piccola casa. Nelle giornate tiepide, gli uomini sistemano i capannoni da lavoro e i ricoveri degli animali. I cani pastore, segnati dalle tante battaglie e dalle fredde notti all'aperto, accompagnano sempre il padrone, proteggono lui e gli armenti e sono sempre allerta, anche quando sembrano assopiti. Con la primavera la terra si risveglia. È tempo per Duilio di seminare le lenticchie sotto le montagne di Pescasseroli. Pescasseroli
qui a Pescasseroli c'era la tradizione di seminare le lenticchie, i ceci, soprattutto in questa zona dove stiamo seminando proprio oggi, era il terreno perfetto per la semina. Le lenticchie seminate qui in montagna, data la presenza di scheletro nel terreno, cioè i sassi, hanno un sapore molto più deciso perché i sassi favoriscono la minore crescita della cuticola esterna della lenticchia, quindi la rendono molto più adatta alla cucina e la rendono meno dura dopo la cottura. Chiedendo anche agli anziani di paese, dato che è un'attività che ho ripreso dopo molti anni di stop, tutti gli anziani mi hanno consigliato questa zona perché comunque il terreno è perfetto per le lenticchie, non ci sono ristagni idrici. Hanno sempre lavorato tanto i popoli dell'Abruzzo. Ti accolgono con tolleranza, con poche e necessarie frasi, ma ti donano ciò che hanno di più prezioso, il tempo. Un tempo ostinato e paziente. Al polo maschile, legato alla terra, si contrappone un complicato mondo femminile, legato all'aria e alla casa, il mondo delle api. A Barrea, Vanessa ha cominciato ad allevarle grazie agli insegnamenti di suo padre. All'interno dell'apiario c'è una gerarchia molto, molto affascinante, perché tutto ruota intorno a questa figura matriarcale che è la regina. Dalla regina nascono poi tutte le altre api, ognuna con un ruolo fondamentale all'interno dell'apiario e all'interno dell'alveare. Praticamente l'ape regina è la madre. È la madre che tiene insieme, saldo ed unito, il nucleo. La regina poi è differente dalle altre api perché viene alimentata in maniera diversa, perché per tutta la vita, da quando nasce fino alla fine, ha un nutrimento a base di pappareale. È l'unica la quale si sviluppa l'addome, quindi è l'unica in grado di generare le nuove api. Intorno a lei ci sono le nutrici, le ancelle, perché lei ha sempre 3-4 ancelle. Che comunque la seguono in ogni movimento all'interno dell'alveare. E poi ci sono le operaie che svolgono tantissime funzioni all'interno dell'alveare, le spazzine, perché le api appena nascono vengono comunque immediatamente mandate a svolgere il ruolo di spazzine, quindi di pulizia e di nutrimento delle nuove larve. Quindi abbiamo le spazzine e le nutrici. Solo in un secondo tempo, quando le api comunque sono abbastanza adulte, possono svolgere la mansione di bottinatrici, quindi possono uscire all'esterno ed andare alla ricerca delle fioriture, quindi andare a bottinare e a cercare soprattutto quale tipologia di fiore bottinare. In questa gerarchia esistono anche i maschi, perché anche i maschi hanno un ruolo all'interno dell'alveare. Il ruolo maschile di questi fuchi, perché il maschio dell'ape è il fuco, è quello di garantire il servizio chiaramente di fecondazione della regina, della nuova regina. Però all'interno dell'alveare hanno comunque un minimo di mansioni, nel senso che le api, le operaie, li utilizzano per il servizio di ventilazione, facendo questa ventilazione come dei ventilatori, facendo questa ventilazione con le loro ali. I melari sono stati aggiunti per allargare il nido e consentire l'immagazzinamento di un surplus di miele. È giunto il momento per Vanessa e sua sorella più piccola, Daphne, di estrarre dalle arnie i melari ormai carichi di miele. Si accertano che nei telaini interni resti alle api la necessaria quantità di nutrimento, con cui dovranno far fronte al prossimo ciclo stagionale.
Il miele, centrifugato dai telaini, viene filtrato per eliminare le impurità. L'ape è un indicatore ambientale, quindi la sua presenza sia nel territorio, sia a livello chiaramente di api selvatiche, quindi di apoidei, o comunque l'ape nostrana, l'ape ligustica che noi apicoltori alleviamo, è sicuramente un indicatore di salubrità ambientale. Uscito dal lago di Barrea, il Sangro riprende il suo corso e giunge a Castel di Sangro, a 800 metri di altezza, in provincia di L'Aquila. La cittadina è un punto di riferimento in Italia per la pesca alla mosca. Tra Castel di Sangro e Castel del Giudice, il Sangro scorre lungo il limite tra Abruzzo e Molise, sconfinando da una regione all'altra. A Castel del Giudice, infiniti fiori di meli brillano nel cielo. La coltivazione del melo in queste terre non è mai esistita prima di oggi. Simone e alcuni compagni appassionati hanno reintrodotto antiche specie molisane, recuperando terreni prima abbandonati all'agricoltura. Pochi erano gli alberi della tradizione antica rimasti nei piccoli giardini e nelle case rurali in abbandono. Queste piante, adattate da lungo tempo alle condizioni climatiche e alla natura locale dei terreni, sono più robuste e resistenti delle specie importate e non necessitano di trattamenti chimici. Emilio si sta specializzando negli innesti. La coltivazione del melo è diventata in pochi anni un progetto condiviso e sostenuto dall'intera comunità di Castel del Giudice. Grazie ai meleti di Castel del Giudice, sempre più giovani non sono costretti a lasciare questo territorio, anzi delle nuove famiglie, e sono famiglie di rifugiati, si sono insediati in questo lavoro. Quindi oltre ad avere un indirizzo produttivo, vi è anche un indirizzo sociale di questi meli. Il giardino dei meli sembra questa volta riscattarci dal pescato originale del consumismo e della dimenticanza del nostro essere e della nostra storia. A Borrello, nella provincia abruzzese di Chieti, le imponenti cascate del Rio Verde dominano la media valle del Sangro tra pinnacoli calcarei. Tutt'intorno è un'inedita mescolanza di vegetazione montana e mediterranea, abeti bianchi e lecci. In queste foreste, Ascanio cerca delle piante particolari. Ecco l'altea, di cui preleva le radici. A Borrello, nel piccolo laboratorio ricavato nella sua casa di famiglia, crea saponi naturali. Questa emulsione qui contiene dei grassi dell'acqua e della soda caustica. La soda caustica ci permette di trasformare i grassi in un sale che aiuta l'acqua a far scivolare via di dosso le particelle di altro grasso, le particelle di sporco appunto. Il
In questi luoghi non comprendi in quale tempo vivi, il passato, la contemporaneità, il futuro. Solo il ciclo delle stagioni è ben percepibile. Si vive un tempo proprio, individuale, per certi versi dilatato. La durata prolungata di un'azione, l'attesa di un evento o di una stasi, non vengono sentiti come un problema, perché tutti condividono lo stesso stato. Abbiamo posto sul fuoco questa pentola in cui avevamo versato precedentemente l'estratto di Altea sulle scagliette di sapone. L'Altea è una pianta che è ricca di mucillagini e ha proprietà emollienti e antietà, perché quelle mucillagini vanno ad agire proprio sulle imperfezioni della pelle, sulle rughe, sulle piccole lesioni cutanee. Una volta che le nostre saponette si sono raffreddate negli stampi, le estraiamo e le mettiamo in essiccatoio per l'ultima fase di stagionatura. Queste saponette qua sono fatte con latte e miele, sono molto nutrienti. Queste altre invece sono all'acqua di rosa e glicerina, sono idratanti, emollienti e antietà. Tutta la mia passione comincia da qui, da questi pezzi di sapone fatto in casa che facevano le nostre nonne, le nostre antenate, utilizzando materie grasse di recupero, non più utilizzabili per l'alimentazione. Io, quando ero bambino, mi intrufolavo, perché lo facevano all'aperto il sapone, in grossi caldai di rame, andavo a vedere, puntualmente mi cacciavano perché era molto pericoloso, ma ero molto attirato da quei caldai, da quei vapori, da quei fumi, da quegli odori. È da lì che nasce questa mia passione. Poi però ho cercato di fare qualche cosa di più delicato, di più emolliente, di più adatto alla pelle umana, ma che fosse sempre naturale al 100% e che richiamasse comunque quello spirito lì. Poco sotto Borrello, il Sangro forma un lago artificiale, il lago di Bomba. È contenuto da un'enorme diga in terra battuta, costruita nel 1956 con i materiali alluvionali del fiume, e serve alla produzione di energia elettrica. Dopo Bomba, il Sangro entra nel suo basso corso, in pianura. Prima di giungere al mare, si impone però un'ultima grande lingua di bosco sulla riva destra del fiume. È la lecceta di Torino di Sangro, uno dei pochi boschi litorani relitti dell'Adriatico. Domina la macchia mediterranea, lecci e soprattutto roverelle. È un'eccezione rispetto alle tante pinete costiere impiantate sui litorali italiani. Si è conservata nei secoli perché qui erano le antiche carbonaie, necessarie al sostentamento delle comunità umane. Oggi è una riserva naturale che in ogni modo si tenta di proteggere dalla minaccia degli incendi. Al suo interno vive la più grande colonia di testuggini terrestri d'Abruzzo. Sono creature solitarie. La lecceta forma, con l'ultimo tratto del Sangro, un ecosistema unico. La foce nel mare si apre tra Torino di Sangro e Fossa Cesia, dopo un percorso di 117 chilometri. È la costa dei Trabocchi. Geniali macchine da pesca che sfruttavano le correnti sotto costa, sospese su palafitte protese nel mare. Le prime testimonianze scritte risalgono al 1400. Furono inventate dalle popolazioni contadine per pescare da riva, evitando le insidie del mare aperto. Una persona doveva spingersi fin sulla punta del pennone in attesa del passaggio del pesce. Al suo segnale, le reti venivano calate attraverso l'argano centrale e, al momento giusto, ritirate. Thank you.
I trabocchi sono creature vive e fragili che vanno riparate. Questo trabocco a punta alle morge risale all'inizio del 1900, ma è stato ricostruito una decina di anni fa, dopo una fase di abbandono. È l'unico lungo la costa ad aver mantenuto la forma originaria e l'antica funzione di macchina da pesca. Grazie a Carlo, Ettore, Sergio e altri appassionati, è rimasto un bene pubblico. Su questo ragno colossale, mostruoso e propizio al tempo stesso, è dolce sostare e assaporare la conclusione della nostra storia.